Già, ho preso il Covid. No! Ho fatto un bel viaggio in Spagna, l'unico viaggio, l'unica vacanza che ho mai fatto in anni e anni su questo canale. Esco una volta e mi prendo il Covid. Ma sapete una cosa? Io il video lo faccio lo stesso! Volevate i giochi horror? Bene, oggi ne abbiamo un horror sulla frutta! Guardate, è una ferita aperta! Scorre a succo di mele! Poverina! Non diventerai marmellata, piccola mia? Noi, nei laboratori Gabbiberg, abbiamo già studiato un modo per curare la frutta. Vedete, questo è un video del nostro ultimo trapianto d'uva. Siamo riusciti a ricucirla e gli abbiamo dato un semino nuovo! Evviva! Quindi adesso andiamo a sistemare anche lei. Cosa devo fare? Devo chiudere. Lo so che è doloroso, proprio a vivo, a vivo! Non abbiamo ancora anestetici per frutta, questo è un problema, però guardate com'è allegra e coccolona, pronta ad essere trucidata tra 5 secondi al supermercato. Abbiamo sbloccato un bisturi! Ok, possiamo anche andare a migliorare, a decorare la nostra stanzetta. Ho sbloccato un tipo un tavolino da infermeria. Possiamo fare tante belle cose nel nostro ufficio da dottore della frutta. Qui si accetta solo frutta. Oh, povera banana! Ha perso la compagna. Cosa ti è successo? Ha un vermetto, cavolo! Dannati vermetti. Beh, non sono tanto diversi. Anche noi umani, possiamo averli. Quindi non insultate sta povera banana. Mamma mia! Era il verme solitario! Quello che di solito si prende con l'amaretto. Ma io ho preso la pinzetta e l'ho fatto secco. Ora questa banana mi ama. Ti ameranno anche i gorilla dopo. Abbiamo sbloccato un altro attrezzo, praticamente l'aspirapolvere. Yes! E la stanza è ancora vuota, prendiamoci anche una poltrona. Sbarabam! No, fragola, il morbillo, questa fragola! Ah no, ha dei vermetti anche lei, deve usare l'aspirapolvere probabilmente. Sì! Spirali tutti! Vedete che bra... Neanche 5 secondi appare una pubblicità. L'abbiamo salvata, è ora incisione. Curata, dai, dai, chiusa. E a posto. Guarda che felice, ma guarda, cioè, me la mangerei. Let's go, let's go. Il taglierino. Ogni volta che sblocco un oggetto sblocco anche nuovi modi per massacrare la frutta. Quindi questo, guarda che c'è il vermetto. È come acchiappa la talpa, lo prendo, gli taglio il collo. Vermetto solitario per sempre. Su, in isolamento. Ma io so che là dentro ce ne sono altri. Devo aprirlo, scusami, scusami. Lo sapevo. Ecco dove si nascondevano i suoi figli. Te li faccio abortire tutti. Via. E ora richiudiamo. Trattieni il dolore ancora. Soffrire così tanto per venir mangiata. È inutile che mi guardi così. Ti sto per spedire nel reparto ortofrutta. Verrei mangiata da una bambina che ti lascerà anche a metà, perché non gli piacciono le verdure. Le bende! Mi le prendo! Le bende! Le bende! Così possiamo anche applicare dei cerotti, così non si rischia che... un customer VIP! Questa è una frutta ricca, esotica! Oh! Ora non fai più tanto il VIP! Hai lo stesso trattamento degli altri, ovvero... Un ananas che tra un po' andrà mangiata anche lei, poverina. Magari te la ti salviamo, no? Ti metto... Però il problema è che moriranno lo stesso. Cioè, se non vengono mangiate, che è il loro scopo della vita, se non vengono mangiate, marciranno lo stesso entro poco. E ora che ci penso? Anche noi. Mi stai dicendo che devo andare ora nella savana e farmi mangiare da un leone perché questo è il mio scopo di vita? Perché questa è la natura. Uno che mangia l'altro, che mangia l'altro. Però chi mangia i leoni, eh? Questa è una bella domanda. Non lo so. Ma per adesso devo salvare frutta. Cosa? È il tuo bambino? Aveva il semino. Guardalo, guardalo, ce l'abbiamo. È tuo figlio, guardalo. Mamma, mamma, ti voglio bene. Verrà deportato in un centro di ricerca semi. Mio figlio. Scusami, madre, scusami, scusami. Ti metto anche il cerottino, dai, così ti dimentichi. Bene, dai, abbiamo aiutato sta
pera strana, sembra uscita dai Barba Papà. Abbiamo fatto una buona azione, tranne per il piccolo Tim. E abbiamo sbloccato l'X-Ray per vedere altre cose che si nascondono. E quasi quasi io mi prenderei altre decorazioni. Sì, abbiamo la cassetta medica. Poi cos'altro possiamo prendere? Possiamo prendere un altro pezzo di furniture con un bella libreria. Povero pomodoro, si è fatto la bua. Ah, il pimple, guarda che brutto. Guardalo, oh, il brufolotto. Adesso, ma cos'è sto gioco? È bruttissimo sta cosa. Vediamo cos'hai. No, no, non è possibile. Dobbiamo aprirlo. Non capisco la lingua dei pomodori. E c'era un'altra mela marcia dentro. Com'è successo? Com'è successo? Ti sei mangiato una mela, eh? Ti sei mangiato... Ah, no, è un pomodorino. Eccolo qua, il tuo figlioletto. C'è un pomodoro che ha dentro un altro pomodoro. Ma chi ti credi essere? Una matriosca? Ma vabbè, ma guarda te. Abbiamo anche preso uno spray. Don't worry, be happy now. Don't worry. Be happy. What is that? A melanzana? Con i calli. Ah, i calli nel petto. Subito con lo spray togli. Ah, no, sono i funghi. Era marcia muffosa. Ma anche te i segretini, eh? L'altra melanzanina, eh? Piccolina. Mamma mia, ragazzi. Miglior dottore. Dovrei mettermi la mascherina perché c'ho il COVID. Però va bene, miglior dottore. Miglior reparto bimbi. Sono io che sto riproducendo la frutta e vi permetto di alimentarvi. Non so come fanno ad essere felici nonostante il loro triste destino. Ah, per questo, signor rasoio, per togliere i peli. Pelosone. Ma non dappertutto, solo qui al centro, perché altrimenti non posso, insomma, perpetrare la mia tortura medievale. Ah, vivo. Cosa sono questi? What are that? Sono questi i semi di kiwi. Ah sì, è vero, sono fatti così. Però sembrano molto più grandi e appuntiti. Tu sei un kiwi digievoluto. Dovresti entrare a far parte degli X-Fruit. X-Fruit! Dovrebbe essere il contrario, tipo pancia pelosa e faccia sbarbata. Non lo so. Contento tu. Cotone! Bene. Ah, la pannocchia dall'America. Bene, pannocchia. Hello! Usiamo il cotton fioc per pulire le... Cos'è? Ti hanno sbrodolato qua di caffè? Qualcuno si è bevuto un caffè sopra di te? Eh? Ripiantiamo il mais, questo trapianto di capelli. Ecco qua. Ecco qua, trapianto. Trapiantino. Sono 10.000 euro! Non dire più! Nessuno si accorgerà delle differenze nel supermercato. Bene, un po' di soldi per comprare una nuova decorazione. Dai, andiamo a mettere, ecco, un nuovo orologio all'anguria, bello. Ne vorrei una a casa, devo dirvi la verità. E un'altra stazione. Oh, ora sì che si ragiona. Possiamo lavorarci un po' di forniture. Ecco, evolviamo la libreria. Mi piaceva più quella di prima, ma questa è più strana. Ci sta. Stazione, mettiamo un altro pezzo. La flebo. Ecco perché ora finalmente avranno l'anestesia, spero. O no? A me sembrano abbastanza vive. Ok, dammi il cotone che puliamo questo marroncino, sta muffo, sto schifo. Ma quindi col cotone posso togliere anche il nero delle banane? Perché lo farei nella vita reale, eh? Perché lo odio. Ah, i pischelli, pischelli piselli. Andiamo a metterli nel piatto. Ecco qua. Però devo dire che sei molto meno consistente. Sei dimagrito di 800 kg. Vabbè, chiudiamo papà Pippo. Perfetto. Sembra tipo una penna stencil che vendono in cartolibreria, quelle strane. Sì, però non guardarmi così, cavolo, sono già fidanzato. Una siringa di liquido verde. Li ho sbloccati tutti, ragazzi, questa è l'ultima. Andiamo a mettere un altro pezzo alla stazione. Ecco qua, medicina è ben più all'avanguardia. Un grappolo. L'ho infettata. Dobbiamo muoverci in fretta. Oh, quelle marce, queste. Il liquido. Wow! Mi sento come nuova. Mamma mia, l'OGM abbiamo inserito, l'OGM. E poi ci schiaffo sopra un bio. Così. Mi è scivolato un bio dalle mani. E nessuno si accorge.
Com'è possibile che c'è un altro oggetto? Pensavo che li avessimo sbloccati tu. Ah, un potenziamento dei bisturi di prima. Allora, questa volta... praticamente proprio si evolve comunque la situazione. Adesso dobbiamo usarli praticamente tutti. Bene, ci sono pure le mosche. Oh, si possono ammazzare ste mosche. Che schifo, perché c'è tipo sta sostanza, ecco, malaticcia. Gli abbiamo inserito le cure. Poi incisione, questa è una pesca di quelle pelose. Anche loro hanno un cuore. Non ci credo. Ed era rotto. Chi ti ha tradito? Chi ti ha spezzato il cuore? Beh, te ne ridarò uno nuovo, da un donatore, da una frutta gentile che non ha avuto una bella fine. Non ti dico come se n'è andata, ma ti ha dato un cuore nuovo. Se n'è andata qui. Se n'è andata qui. Va bene, dai, è stato bello. L'importante è che lei è felice. E nuova scrivania! Let's go! E qui che abbiamo? Let's go, io il vermetto me lo metto nel cassetto. Poi taglio sul sicuro, ci vado duro. E poi c'è il pippolino. Oh, questa è una zucca, zucca di rapa. Zium! E tira fuori il baba, barba, 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 papà. Perfetto, e poi si richiude. Ragazzi, siamo diventati bravissimi. Ormai credo che il diploma che non ce l'avevo quando sono partito in questo lavoro me lo sono fatto con l'esperienza. Come fanno alcuni medici, a volte si sentono nelle notizie. Va bene, dai, è stato un piacere, è stato un piacere. Devo dire che abbiamo fatto faville, questo è un gioco comunque carino. È uno di quei giochi stupidi, sì, però dai, era bello il senso di progressione. E adesso immagino che andremo avanti sempre, ecco qua il customer VIP, però se lo skippo me ne danno un'altra, tipo la... Ecco qua, questa è la cosa più brutta, però guarda, questo anche nella vita reale. È soddisfacente, se te lo fai esplodere. Mamma mia, manco i fuochi d'artificio. Vabbè dai, per oggi basta torturare frutta e verdura. Io vi ringrazio per la visione di questo video, fatemi sapere cosa ne pensate. Spero di riuscirvi a portarvene degli altri già domani, dopodomani, dipende da come mi sento. Ma per questo ho avuto le energie e noi ci vediamo a prossime avventure fantastagabbianose. Ciao ragazzi.